Nino Barilla, le prime parole in grigio, primi allenamenti, le tue impressioni ovviamente sul gruppo che hai incontrato. Ma sicuramente le impressioni sono ottime. Ho conosciuto tutti i ragazzi, un gruppo di ragazzi bello, unito, che sa di dover raggiungere un obiettivo importante e quindi spero di potergli dare una mano. Come stai e cosa pensi di portare a questo gruppo dove sei arrivato? Ma io sto abbastanza bene, adesso questi sono i primi allenamenti, però cercherò di mettermi in modo il prima possibile e cercare di dare il mio contributo. Sicuramente insieme ai miei compagni, come parlavo con qualcuno prima, l'aspetto principale è quello di ragionare partita dopo partita, ne mancano 12, quindi cercheremo di fare più punti possibili. Posto che si dice sempre il gioco dove vi mette il mister, qual è la tua posizione, non dico preferita, ma nella quale puoi esprimerti al meglio? No, io come detto prima, gioco dove c'è bisogno senza nessun tipo di problema. Sono venuto qui perché voglio raggiungere l'obiettivo, quindi non mi precludo niente. Qualsiasi cosa c'è bisogno di fare, non c'è nessun problema. Lorenzo Rialdo, sono i primi momenti in grigio, le tue impressioni dopo l'allenamento di questa mattina? Le impressioni sono molto buone perché ho visto un gruppo molto unito, ho visto un'idea di gioco precisa e sicuramente seguendo le istruzioni che dà il mister penso che si possa raggiungere l'obiettivo per cui sono qui e spero di dare una mano il più possibile e non vedo l'ora di iniziare. Ecco, inquadrati dal punto di vista tattico, difensore centrale, ma... Sono centrale, ma giocando a tre posso giocare anche centro-sinistra, centro-destra. Negli ultimi anni a Frosinone ho giocato tanto centrale, però è capitato anche che giocassi centro-sinistra, quindi è stato, nel senso, è andata bene sia centrale che centro-sinistra, vediamo in vista Con dove vado. Mister Longo hai fatto grandi cose, tante presenze a Frosinone. Che cosa ha rappresentato per te rincontrarlo? Beh, sicuramente è un piacere perché abbiamo passato un anno e mezzo fatto di vittorie, quindi è stato molto, molto bello. Però io sono qua per dare tutto sul campo, quindi nel senso sono qua per dare una mano e sono sicuro che si potrà fare raggiungere l'obiettivo per cui sono qui. Quindi penso che vedere il mister è stato molto bello, vedere lo staff, però adesso voglio far parlare il campo.